Signori, bentornati su Atomic Heart. Nell'ultima puntata siamo stati nell'ospedale barra obitorio barra laboratorio dove Sechenov faceva tutti gli esperimenti con i polimeri rossi, quelli che abbiamo visto qualche episodio fa, che hanno ucciso Molotov, gli stessi polimeri che adesso, dopo uno scoppio di una granata lanciata dalla dottoressa, la Filatova, come cazzo si chiama, c'è morto anche sto cazzo, cioè Stockhausen. E per l'ennesima volta il nostro personaggio durante queste vicende è svenuto. E adesso ci ha contattato Filatova e ci ha detto di raggiungerlo in un faro, maggiore, che è quello. Insisto che tu distrugga i connettori beta. Perché ti importa così tanto di quegli anelli, Charles? Hai detto che avresti preso una decisione sugli anelli al momento opportuno. Ecco, è arrivato. Non ho tempo ora. Ah, invece sì, compagno maggiore, altrimenti sarà troppo tardi. Piantala, Charles! Ci sono cadaveri ovunque. Una dottoressa pazza ha ucciso Stock con una granata e l'unica via d'uscita è bloccata da schiere di robot. A chi potrebbe fregare di quei maledetti anelli? Smettila di chiamarli anelli, maggiore. Devi imparare a pensare prima di parlare. Sono connettori beta e permetteranno a due assassine robot di agire sotto l'unico controllo del loro padrone assetato di sangue. Vuoi altre morti sulla coscienza? Di che padrone assetato di sangue stai parlando? Ho io gli anelli e non intendo inserirli in nessun robot. No, la balena, raga, la balena veniva usata per i polimeri. Ma è morta questa qui. L'affare a pompa ha ucciso la balena. Ma che cazzo? La goccia di rugiada è l'ultimo progetto in ambito biomeccanico. Ma che cazzo? Ok, ok. E io cosa ho detto? Vulnerabile all'elettricità, presumo, perché li togliamo veramente troppo. Ok. Questo è un bene. Noi dovremmo avere, no? Madonna, stavo morendo. Elettro. E come cazzo si attiva? Aiuto! Ah, però funziona con lui. Dammi anche il latte condensato che recupero la vita. Cioè, aumento i danni. Ci spariamo pure una vodka per resistere ai danni. Ci ubriachiamo malissimo. Ah, ok, l'abbiamo aumentata l'elettricità. Oh, ah, è vero, perché i danni che subiamo si trasformano in elettricità. Quindi di conseguenza. Porca puttana. Salgo sopra la balena. Ah, non posso. Oh, hai rotto i coglioni. Aia. Vita. Fatto fuori, attenzione, manca poco. Niente, cade sempre in piedi come i gatti, raga, sta cosa. Preso. Dai che manca poco. Un altro paio di colpi. Ah, bene, io direi di poterli iniziare a risparmiare. Anche quelli pompa, lo terminiamo così. Spariamo un po' di sta cosa qua. Elettricità. E continuiamo a farli male. Dai che sei andato. Vai a cagare. È morto. Siamo svenuti di nuovo? Oh. Ok. Va bene, ci ha aperto il passaggio della vita. Mamma mia, guarda come ha fatto fuori mezzo mondo. Allora, quello che vi stavo dicendo, vabbè, intanto la balena avevamo visto in qualche episodio precedente che era la principale fonte dove procurarsi questi polimeri, insomma, dove si studiavano i polimeri e li prendevano dalle balene. Guardate quanto è immensa, raga. Porca puttana. Un'altra roba, volevo dirvi, quindi finalmente ci stiamo dirigendo su quel faro
Perché questa dottoressa Filatova finalmente ci mostrerà la verità su Sejanov. Io onestamente non mi sono mai fidato di Sejanov. Il nostro protagonista, diciamo, lo conosciamo come il Sejanov gli ha salvato la vita ed è per questo motivo che lui è così, diciamo, si fida ciecamente di lui. Ma è vero anche che più di una volta capita che, insomma, che quando succede una roba del genere noi sveniamo e c'è da ricordarsi che il guanto che abbiamo noi è di Sejanov, ce l'ha dato lui. E adesso poco fa anche il guanto ci diceva, dai, distruggi gli anelli, cioè fai qualcosa con gli anelli, là, devi prendere la tua decisione, mentre il nostro personaggio vuole aspettare. Cioè il guanto è sempre stato dalla nostra parte, in qualche modo, ma adesso invece ci vuole dire sta roba, forse perché appunto è comunque sta dalla parte di Sejanov. Ah, Vediamo. quell'affare era pericoloso. Non sapevo se me la sarei cavata. E là fuori ci sono robot molto più potenti. Gli autentici robot da combattimento sono molto più letali. Beh, qui non ce ne sono. Non ancora, ma dopo il lancio del Collective saranno ovunque e due di loro saranno equipaggiate con i connettori beta. Sai quanto sangue verrà versato a causa delle ambizioni di una singola persona? Tu e gli anelli mi state facendo impazzire. Quando la finirete di provare a manipolarmi? Fatto. Contento ora? Ottima decisione, compagno maggiore. Hai senza dubbio salvato molte vite, forse più di quante tu immagini. Lo spero. Così. Cioè che uno va a cercare qua per caso, trova gli anelli e distrugge il mondo. Vabbè. Quindi non era una decisione che potevamo prendere noi. Il nostro protagonista li butta e basta. Va bene. Vediamo Filatofa se è qui, cosa ci mostra. Vabbè. È una trappola? Mi stanno mirando i coglioni? Cazzo! Sorprendente! Perché si sono fermati? Il codice di accesso è stato estratto dalla memoria polimero neurale di Petrov con successo. La modalità combattimento è stata disattivata e i robot sono tornati al loro stato normale. Ben fatto, ragazzo mio. Tutti coloro che sono riusciti a nascondersi e a sopravvivere ti devono la vita. Mi hai reso fiero. Grazie, signore. E ora? Torna a Chelomei. Fatti controllare e prenditi una pausa. Te la sei guadagnata. Io mi occuperò Attenzione. delle conseguenze di questo caos. Ricevuto. Ci vado subito. Non hai riferito a Sechenov di Filatova. Hai ancora intenzione di incontrarla? Voglio vedere le prove che ritiene tanto importanti. Al dottor Sechenov non piacerà. Allora non dirglielo. E perché non piacerà? Larissa! Cazzo di crostini, sei qui da qualche parte! Non rilevo nessuno nelle vicinanze. Diamo un'occhiata in giro. Deve essere qui. Penso che comunque siamo giunti alla fine. Dobbiamo solo vedere che provi a dimostrarci e poi tornare a Celofè. A Celomè, ragazzi. Vabbè, lì. E siamo dentro. C'è del loot, una registrazione. Quando mi hanno detto che Custode del faro. il mio faro sarebbe stato strappato dalla terra e portato da Sakhalin al Kazakhstan dai robot, ho pensato che fossero ubriachi. Cosa abbiamo qui? Una Oh. poltrona e una TV. Non è quello che mi aspettavo. Cosa ti aspettavi? Sospetto che questa stanza abbia una funzione precisa. E invece no. Adesso si trova. Cioè, mi siedo. Ma no, vabbè. Credo che l'accelerazione imprevista sia stata provocata dall'hackeraggio del sistema di accesso dell'ascensore. In caso contrario, la dottoressa Filatova non avrebbe potuto avviarlo. Quindi ha hackerato il sistema. Proprio la causa che ha ridotto in pezzi questi poveracci. No, Allora, vabbè. quello è Nettuno, eh? Sembra carino. In realtà sembra fenomenale. Mi piacerebbe passarci un po' di tempo, ma non riesco a immaginare cosa stia succedendo laggiù. Il compagno Sechenov ti ha ordinato di tornare a Chelomei. Come spiegherai questo ritardo? Ce la caveremo. Prima dobbiamo parlare alla dottoressa. Vai.
Ma se cerca di fuggire ancora, se ne pentirà. Sono stufo di giocare al gatto e al topo. Wow, raga, porca puttana, siamo su una città sommersa. Guarda dov'è. Buongiorno, non mi dici cosa niente. Cosa ci facciamo qui? Okay. Cosa vuoi? Ascoltami, Pitre. Ti mostrerò le cose da un'altra prospettiva. Poi sarai tu a decidere cosa fare. Sai come Sechenov vuole usare il Collective? Cosa intende farci? Col lancio del Collective le persone controlleranno i robot con la mente e non potranno più pugnalarsi alle spalle. Non sembra male. È quello che pensavo anch'io, ma non è così che stanno le cose. Il Collective non controlla solo i robot. Sechenov sarà in grado di controllare chiunque ne faccia parte. Il Collective è diabolico, Nichef. È persino peggio della schiavitù. Stronzate, è la cara vecchia catena di comando ma su rete virtuale. Che c'è di terribile? Beh, guarda tu stesso. Ti seguo. Ok, ti seguo. Vediamo cosa vuole mostrarci, raga. Questa è tutta la verità su Sechenov, se davvero mente. Oppure sta dicendo la verità. Attenzione. Magari ci facciamo allora, una sveltina pure con la dottoressa. Disattiva polarizzazione. È una specie di casa stregata? È una tomba della mente. I volontari che hanno gettato le basi del Collective. No. I primi gruppi sono tutti quanti morti. Il gruppo 30 è impazzito, il 73 si è suicidato, nel 101 si sono scannati. Il migliore è il 204. Sono sopravvissuti, tutti quanti. La loro coscienza è in un mondo immaginario, che noi abbiamo chiamato Limbo. I loro corpi sono qui, sotto il mio controllo. Vuoi che gli faccia fare qualcosa? Perché? Così vedrai che non mento. Come vuoi, mettili in riga. Continua. Di al ciccione di iniziare a saltare? Soltanto lui? Perché non tutti quanti? La nostra è una società comunista. Saltate tutti insieme! Wow. Ah, minchia, sei schiavitù questa. Ragazzi, perché avete fatto tutto questo? Merda. Poveri bastardi. No. È qui che ti sbagli. Chimicamente parlando, sono tutti assolutamente felici. È questo lo scopo del Collective. Il mondo intero potrebbe essere in questo modo. Cosa vuole ottenere, Sechenov? Vuole trasformare tutti in un branco di idioti? Costringere la gente a comportarsi da animale? No. Abbiamo scongiurato la degradazione della coscienza. Ricordi, comportamento, linguaggio, viene tutto preservato. C'è un'unica cosa che non è possibile evitare. La perdita completa del libero arbitrio. Chissà se un giorno dobbiamo riuscire a fermarlo. Arriveremo a questo punto con l'intelligenza artificiale. Ciò che voleva Victor, ma tu glielo hai impedito e adesso ormai è troppo tardi. Il tuo uomo è impazzito e ha ucciso della gente. Mi ha detto che Sechenov ha programmato i robot affinché uccidessero il prossimo. Ma perché? Chiedi perché? Perché ha progettato il Collective per controllare le menti e perché gli servono i controllori neurali? Sechenov vuole schiavizzare il mondo intero e se non lo capisci allora sei un idiota! Minchia, più chiaro di così? Il capo non lo farebbe mai. Ma lo sei un coglione. Lo farebbe e lo ha già fatto questo lunedì. È difficile da accettare. Ma ti aiuterò, qualunque sia il piano. Ti metterai contro Sechenov? Dopo quello che mi hai appena mostrato. Sì.
Voglio sentire che cosa ha da dire. Mamma mia, raga, che verità. P1, P2, P3. La tua mente non è mai libera. Io mi chiamo P3 perché sono stato il terzo uomo mandato così? Cosa? Che cos'era? Che cosa? Niente, sto solo processando ciò che ho visto. Se lavoravi qui, perché non hai fermato tutto questo? Pensavo fosse giusto così, che fosse la cosa migliore da fare per l'Unione Sovietica. Ma quando ho capito cosa stava succedendo, ho dovuto aspettare che arrivasse il momento giusto. Io e Victor abbiamo rischiato tutto e... il resto lo sai. D'accordo. D'accordo, andiamo avanti. Il soggetto lo sta lasciando in limbo. Iniettate i neurotrasmettitori. Anch'io sono controllato da Sejanov, mi sa, raga. Sto bene, la testa mi sta uccidendo ultimamente, vedo cose. È un lavoro di merda, te l'assicuro. Non farà male, soldato, non ricorderai nulla. Le allucinazioni sono una questione seria. Io sono una neurochirurga, potrei aiutarti. Se finirà tutto bene. No, grazie. Mi serve solo una vacanza. 100 euro, raga, che ora lei mi toglie il guanto, queste robe qui, in modo che Sejanov non mi controllerà arrivato lì, sicuro. Senti, riguardo a Victor, io... Cosa? Non avevi scelta? Non potevi agire diversamente? Adesso mi dirai che ti dispiace? Cosa? Sì, mi dispiace. Sì, mi dispiace. A me no. Forse dovrebbe, ma... Victor... non c'erano altre opzioni. Non era più in lui a quel punto. Sono tutti dei ritardati. Non mi sento a mio agio con queste persone, ecco. Non mi sento a mio agio con queste persone. Beh, aspetta e vedrai. Presto questo accadrà a tutta l'Unione Sovietica. E poi al mondo intero. Tutti verranno privati del libero arbitrio. Sai, il libero arbitrio non impedisce a una persona di essere una merda. Stai giustificando delle atrocità. Atrocità? Quali atrocità? Se erano volontari, hanno scelto di venire qui. Non ha nulla a che fare con me. Sei un mostro. Affermativo. Ora non ho tempo per le chiacchiere. Bene, allora. Divertiti. Che cazzo mi significa questa roba? Vabbè, ma io sono controllato sicuramente da Sejanov, no? Cioè, non lo so, me lo sento. Guarda quante persone, raga. Oddio, c'ho di nuovo gli allucinogeni. Gli allucinogeni. Resisti, tesoro mio. Resisti. Strana voce. Secondo me sono i miei ricordi cancellati dal guanto. Non ho abbastanza di queste maledette allucinazioni. Vedi puntini colorati davanti agli occhi? E anche la tua percezione del mondo cambia? Sì, esatto. Sai di cosa si tratta? Stavi andando nel limbo. Ma non può essere. Come l'hai interrotto? Ma... non lo so. È come se quell'ammasso di polimeri mi stesse chiamando, sembra. Una grande goccia. Là, sopra di noi. Lo vedi? Non vedo niente. In che senso? Lo sto guardando. Oh merda, ora è scomparso. È una reazione allucinatoria. Un effetto collaterale dell'intervento. Allora è vero che sono allucinogeni. La reazione di un cervello danneggiato dalla presenza di un impianto di polimeri. Di che diavolo stai parlando? Che impianto? Sejanov non te l'ha detto. Quindi non sai cosa ti sta succedendo. Charles, tu sai cosa non va nella mia testa? Non rilevo alcun cambiamento interno, maggiore, ma è evidente che la tua estensione polimerale Voskhod sta ricevendo un flusso dati non identificato. Cos'è quell'interfaccia? Con chi stai parlando? Ma... è un sistema istruttivo bibliotecario, un IA nel mio guanto. Lascia stare, Charles, di che cosa stai parlando? Charles? Un momento, Charles... quali dati? Quale estensione polimerale Voskhod? L'estensione polimerale Voskhod è stata sviluppata usando i dati degli esperimenti condotti da me e da Dimitri. Cosa? Da te? E perché chiami il dottor Sejanov per nome? Chi sei? Compagno maggiore, è difficile da spiegare. Sono... Charles! Cos'è questa maledetta interferenza? Che diavolo sta succedendo? Dai! Mantieni la calma, maggiore. Se quello che penso è vero... dovrei essere in grado di accedere all'archivio adesso. Ci saranno documenti su di te.
Attenzione. Pronunciare nome e codice d'accesso personale. Cazzo di crostini. Nome non valido. Bene, lo hai. Calma. Cariton Zakharov. Codice morbidoso. Codice accettato. Accesso consentito. A cazzo di crostini. Charles, ci sei? Sì, interferenze. Quindi, che cos'è Charles? In poche parole, il tuo Charles è il professor Cariton Zakharov. In poche parole davvero? Come può essere Zakharov? Ma... Zakharov stava sviluppando i sottosistemi del Collective e ha lavorato al modulo. Quello che adesso è dentro di te. Ci hanno detto che ha compiuto diversi esperimenti su se stesso. Con risultati disastrosi e imprevedibili. Su se stesso? Era forse un idiota? Oh, non è il termine che userei. Zakharov era un misantropo ossessionato dalla scienza. Non credo che ci tenesse particolarmente al suo corpo. Porca puttana. Quindi Charles non è più una persona, è solo un dispositivo? Ma non penso. Come riesce a rimanere così calma? Come riesce a rimanere così calma? Per me Cariton Radeonovic è morto molto tempo fa. L'ho già compianto. Inoltre, sono una scienziata. La morte ci affascina più del confortare la mente di qualcuno. Vabbè, come facciamo a entrare? Quindi come facciamo a entrare? Pochissime persone hanno accesso permanente all'archivio. Sechenov, Lebedev, il direttore dell'Accademia, e Zakharov, come tu mi hai ricordato. Morbidoso, eh? Qual era il piano se la password non avesse funzionato? Sono sicura che avresti abbattuto la porta a mani nude. Ma ora l'archivista crede che io sia il dottor Zakharov, per nostra fortuna. Possiamo scoprire tutto ciò che ti riguarda. Andiamo. Minchia, la verità pure su di noi, raga. In effetti no. Qual è l'argomento della tua ricerca? Agente P3, fai il personale. La tua ricerca ha prodotto 42 registrazioni audio. Minchia. Beh, quale vuoi ascoltare? Per me è uguale. Scegliene una a caso. Cazzo. Porto una registrazione alla Risa. Ah, sono tutte... Boh, prendi questa. Prova questa. Riproduzione in corso. Gli agenti sono rimasti gravemente feriti dopo gli eventi in Bulgaria. In teoria erano clinicamente morti. Non è stato possibile salvare l'agente Blesna. Siccome le condizioni dell'agente Plutonium erano meno gravi, è stato possibile fare sì che tornasse pronto al combattimento. Tuttavia i suoi arti erano quasi totalmente distrutti ed è stato necessario amputarli e sostituirli con delle protesi più avanzate. Sì, lo so che metà del mio corpo è artificiale. Qualcosa di nuovo? Sono solo osservazioni generiche. Puoi trovarne un'altra? Porca puttana. Cioè, quindi dopo la... penso la guerra in Bulgaria, o comunque un incidente, non si sa che cosa, ma siccome siamo un ex militare, magari, non lo so, magari eravamo in guerra. Però non mi aspettavo che si faceva così affascinante alla fine sto gioco, raga. Per un attimo mi stava deludendo, ma mi rimangio quello che ho detto. Vediamo se troviamo un'altra registrazione. Una è qua. Qua non c'è più nulla. Vabbè, sono 42 registrazioni, ma non ce ne sono 42 in giro. Saranno 2-3 forse. Vediamo la seconda. Ok, riproduci questa. Riproduzione in corso. Dopo la sua guarigione, la personalità dell'agente è cambiata notevolmente, così come i suoi schemi comportamentali e linguistici. Per questo motivo ho deciso di rimuovere l'agente dall'unità Argentum. Per evitare qualsiasi possibilità di recidività mnemonica, Plutonium ha ricevuto un nuovo nome in codice, P3, e si trova ora sotto la mia diretta autorità e supervisione. Il contatto di P3 con l'Argentum è stato ridotto al minimo, e il personale dell'Argentum è stato avvertito di non menzionare il nome in codice Blesna in presenza di P3. Cazzo, ne cerco un'altra. Blesna. Sechenov ti tiene al guinzaglio, ti manipola come gli pare e piace. Dottoressa, mi ha salvato la vita. Credi che non sappia di essere una cavia? È il mio lavoro. Sì, ma relativo. Blesna, secondo me, è mia moglie. Allora puoi spiegarmi come mai... La strana voce. Perché prima sapevo sempre cosa mi stavano facendo.
Prendo un'altra registrazione. Eccone un'altra. La strana voce che sentiamo spesso durante quelle cose mentre sveniamo, magari è Blesna, forse tipo mia moglie. Proviamo con questa. Procedura: impianto dell'estensione di funzioni cerebrali polimero neurale Voskhod. Obiettivo: eliminazione degli impulsi distruttivi innescati da ricordi traumatici. Paziente: maggiore Sergei Nichev. Nome in codice: Plutonio. Tentativo numero 3. Le prime due operazioni non hanno avuto esito positivo. Il paziente ha riportato una lesione al cervello incurabile in Bulgaria. Il danno è molto grave. Talmente grave che forse il paziente potrebbe dover essere sottoposto a eutanasia. Hai sentito? Ti voleva ammazzare. I lobi frontali sono parzialmente distrutti, fattore che scatena nel paziente degli attacchi di rabbia incontrollabili. Le sue protesi d'acciaio lo rendono un pericolo per chiunque lo circondi. Parla delle tue crisi. Dati gli episodi di temporanea infermità mentale, il paziente è immerso in una realtà surreale e psichedelica che gli impedisce di accettare le conseguenze del suo comportamento aggressivo. Non sto capendo che cosa vuol dire. Non penso ti piacerà. Il paziente soffre di intense allucinazioni. Hai rivisto tua moglie, ragazzo? Ma come... E lei come fa a saperlo? Ma un impianto Voskhod darà al paziente dei ricordi artificiali e gli consentirà di superare l'ossessione per la moglie morta. Tua moglie? Stronzate, non sono sposato. Grazie al Voskhod... Madonna mia. ...la coscienza della gente nel mondo immaginario del limbo. Utilizzando un impulso diretto all'ipofisi, il quale è in grado di attivare a comando la modalità combattimento nel maggiore. Voglio aggiungere che io sono fortemente contrario. Quante stronzate. Voglio dire, non è possibile. Io temo proprio che invece lo sia. Sechenov può spedirti la mente nel tuo personale paradiso privato premendo un pulsante. E il mio corpo? E il tuo corpo? E il tuo corpo ammazzerà chiunque lui voglia. Sono io un robot da combattimento? Sono anche quelle opera di Sechenov? No. Le allucinazioni sono un meccanismo di difesa del tuo cervello. Perché cazzo dovrei credere a tutta questa roba? Il capo non lo avrebbe mai fatto. Sì, ma certo. Proprio come non ti ha mai cancellato il ricordo di tua moglie. O come non ha progettato il Collective per il controllo della mente. Non è detto che sia stato Sechenov! Non si vede chi c'è sulla poltrona! Se non mi credi, chiedilo a lui. Mamma mia, raga, colpo di scena. Wow. Allora qual è il piano? Ci sta aspettando a Chelomei. Se vogliamo fermare Sechenov, dobbiamo ingannarlo. Quindi mi porterai come prigioniera, e poi? E poi improvviseremo. Attenzione! Mamma mia! Pensaci mentre provo ad hackerare l'ascensore e ci riporto in superficie. Ora mi ascolti, stronzo! Maggiore, io non ho dati su questo incidente. Vuoi rendermi una scimmietta ubbidiente? Beh, mettiti in fila! Non hai i dati, eh? Hai sempre saputo tutto! C'è una ragione per cui ti chiami Charles, vero? Sei Kariton Zakharov, brutto figlio di puttana! Vorresti spiegarti? Non c'è nulla da spiegare, Maggiore. Per me eri un estraneo tanto quanto lo ero io per te. Prima Sechenov mi ha ucciso, trasformandomi in una melma di polimeri. Poi ti ha fatto il lavaggio del cervello, manipolandoti. Come potevo fidarmi di voi? Per questo mi sono finto un sistema istruttivo bibliotecario. Volevo capire le vostre intenzioni. Sì, beh, immagino che avrei fatto lo stesso. Quindi ora cosa facciamo? Cos'altro possiamo fare, Sergei? Ora siamo amici e conosciamo la verità. Dobbiamo raggiungere Sechenov, rimediare a questa ingiustizia e vendicarci per ciò che ha fatto. Suppongo che tu abbia ragione, Kariton. Dobbiamo fare giustizia.
Sei mamma un bravo uomo, compagno maggiore. Detesto ammetterlo, ma sei il primo esempio funzionale di un normale collegamento nella rete del Collective. Da lunedì, chiunque si sia sottoposto alla polimerizzazione diventerà altrettanto manipolabile. Merda, dobbiamo impedirlo. Un momento. Si può semplicemente togliere quel maledetto dispositivo pensiero. Non servirà a nulla, purtroppo. Peggiorerà solo le cose. Come mai? Perché tutti i pensiero sono inutili. Il segnale di una persona polimerizzata viene inviato ai robot e alle altre macchine mediante il suo controllore pensiero. Ma non è questo che la rende parte del Collective. La rimozione del dispositivo pensiero impedisce semplicemente di fare telefonate e impartire ordini alle macchine. E come fa Sechenov a tenere tutti sotto controllo? È l'iniezione di polimero neurale che rende le persone parte del Collective. Si integra nel cervello e si collega indissolubilmente alla rete neurale. L'effetto dell'iniezione non può essere invertito. Chiunque l'abbia ricevuta farà parte del Collective per sempre. Ma io ero davvero sposato. Qual era il nome di mia moglie? Lesna. Ah, no. E ciò che sto per dirti non ti piacerà, compagno maggiore. Dai. L'ho già sentito, ma ormai dubito che qualcosa possa sorprendermi. Hai servito con tua moglie nell'unità Argentum. E Caterina, che tu chiamavi Katia, era un'agente altamente qualificata. Da bambina aveva studiato danza e ottenuto grandi progressi nel balletto e nelle arti marziali. Balletto? E arti marziali, mi stai dicendo che le gemelle del capo... No, non ci credo, sono stronzate! No! Il capo non farebbe mai qualcosa di simile. Guardami, compagno maggiore. Alla mia morte la mia coscienza è stata trasferita in questo guanto. Quando tua moglie se n'è andata, la sua coscienza non poteva essere salvata. Ma Sechenov ha caricato un'impronta delle sue abilità professionali nelle sue guardie del corpo. Questo è... Cristo. Cazzo, non può essere! C'è, raga... Ha funzionato, maggiore. Ora possiamo andarcene. Sono senza parole. La mente di mia moglie è dentro le gemelle ballerine che ha Sechenov come guardie del corpo. Cioè, sono mia moglie. No, vabbè. Ragazzuoli, io per questo episodio vi abbandono, ma aspetta, magari prima usciamo. Abbiamo finito. È arrivato a Celofei. No, ma già da qui si parte. Quindi noi ci salutiamo nel prossimo episodio. Penso sarà l'episodio finale, dove vediamo cosa ha da dirci Sechenov. Ma sicuramente ci sarà lo scontro finale contro di lui. Alla prossima.